Bella a tutti i pescioni e bentornati sul mio canale. Oggi siamo tornati con un nuovo episodio di GTA 5. Nello scorso episodio abbiamo fatto una missione con Franklin, appunto. Infatti lo stiamo ancora usando. Ci avevano fatto un'imboscata che i nostri amici neri stavano cercando di fare uno scambio di droga. Adesso non mi ricordo bene neanche che cos'era. Comunque abbiamo fatto una sparatoria e questo è l'importante. Io sono andato a sbattere contro un palo. E quindi tutto ok. Noi con questo profilo ci abbiamo da fare solo due missioni secondarie, credo, visto che hanno il punto interrogativo. Quindi direi di andare con Michael, che c'ha la missione da fare con il tipo informatico che ci trova qualche rapina. Ah, stiamo nella nostra bella casetta di Michael. Partiamo video. Non è vero, non era un video, quindi cerchiamo di uscire dalla casa. Allora, ci ha inviato un messaggio Lester. Ma potrebbe essere un buon momento per cominciare a muoversi sul mercato azionario. No, non mi interessa rotti i coglioni con queste azioni. Dovrei prendere una macchina. Da quello che vedo nella mappa è parcheggiata fuori. Non capisco perché. È la mia macchina. Vabbè, perché dovrebbe star fuori? Comunque, senza indugio, andiamo alla missione e ci rivediamo lì. Yeah, who's this? It's Ricky from Life Invader. I know you're the bro who deactivated Jay, bro. Oh, I have no idea what you're talking about, pal. What you do's your business, bro. Anyway, Jay really got a big head once people started calling him a god. Guess you proved he wasn't one. They reintegrated my team in Burundi after the design got signed off. And now, my shares ain't worth dick. Sorry about that. I need work, and I thought maybe you could provide. I mean, I'm smart enough to track you down, aren't I? I guess you are. Hey, I'll be in touch if anything comes up. Perché ci ha chiamato uno che ci voleva l'elemosina al lavoro? Forse ci ha scambiato per. Credo che si riferiva al tizio che abbiamo ucciso 2 episodi fa, facendogli esplodere la testa. E credo che voglia un lavoro informatico. Comunque ci ha scambiato per un'altra persona. Ma non ci frega un cazzo. Ok, praticamente siamo arrivati. Perché ci stiamo incontrando in sto posto angusto. Vabbè, non ci frega niente. Dove si entra? Credo dalla porta. Che in questo caso non trovo. Invece eccola, ok. Guarda, sto ritardato. Quindi devo indossare un abito elegante. E dove vado a prendere un abito elegante? Che palle! Quindi ci dobbiamo andare a vestire eleganti. Cioè, ma com'è possibile che questa ogni missione che dobbiamo fare ci dobbiamo cambiare vestiti? Tutti i soldi che abbiamo per le rapine ci dobbiamo rimettere per i vestiti, portarci su. Ora vado a vedere un posto dove vendono vestiti d'alta moda. Non so qual è il più adatto in realtà. Andiamo a questo che è vicino e vediamo che cosa c'ha. E se non c'ha i vestiti, quelli belli che ci servono a noi, li sfondiamo il locale e ce lo bruciamo. Ok, questo mi pare abbastanza sofisticato, quindi può essere che ne abbiamo fatto a beccarci quello giusto. Si pare se devo perdere più tempo per farmi i vestiti. Ok, direi di comprare questo che costa di meno ed è anche bello. Quindi ce lo siamo comprati. Ma se quel tipo ci rompe ancora i coglioni. Vedi, quando lo faccio arrivare, fanculo le rapine. Gli spacco pure l'altra gamba. Quella buona, ovviamente. Forse non è stata una delle migliori idee. Questo che cosa vuole? Fanculo. Ok, si è fatto giorno intanto. Vediamo un po'. Ah, grazie a The hell is this place? Garment factory. I needed a job that didn't require me to do anything apart from paying taxes. Okay, listen. What do you got? The Holy Grail. The Union Depository. Now they say it cannot be hit.
hasn't been yet. Look, I just owe some Mexican hood a couple million bucks because I wrecked his girlfriend's house. I don't need to go crazy here. Which Mexican? Martín Madrazo. He's not supposed to be very nice. Oh, when I met him, he was charming. So what do you think? Let's see. Either we hit a bank in the sticks or we do a store. Which do you like? Well, store's usually easier. But I gotta make a big take. Well, gems it is then. Let's go to Vangelico, buy ourselves an engagement ring. Oh, we're gonna need a crew. I can round up some of the old guys. There are no old guys. Moses, ironically, he found Jesus. All those Irish crazies, they mostly just disappeared. That crew from the south, they all went down. There was an Eastern European guy making moves in Liberty City, but he went quiet. All right. Well, we're gonna need a crew. You got any contacts in LS or not? I've been working with someone, but they're too unpredictable. I'll have to reach out to some other guys. Ok, quindi ci serve qualcuno per andare a fare una bella rapinozza, come comunque abbiamo immaginato fino ad adesso. Quindi adesso raggiungi Rockford Hills. Da quello che ho capito dobbiamo andare a rubare le gemme, così poi ci facciamo pure un bello spacchettamento su Clash Royale. FIB buddies? What are you talking about? I checked out the WPP thing. Doesn't look like any WITSEC program I'm aware of. Well, for starters, they don't put witnesses up in multi-million dollar mansions in Rockford Hills. Well, maybe they thought this would be the best cover. And most witnesses don't transfer five-figure sums into a particular FIB agent's bank account every month. Of course, the money gets moved around and washed through a number of fronts, but trail is there. Deposits and withdrawals, the same sum every month. Agent Dave Norton, white middle-aged divorcee, unremarkable career except for one incident, the shooting of a notorious stick-up man, Michael Townley. Yeah, all right. Lester, I'm very impressed. Look, we can talk about this another time. Take these glasses. My eyesight's fine. They're fitted with a camera and a radio relay. I'm gonna run the operation from the car while you're in the store getting what we need. Ok, per adesso quindi dobbiamo fare una piccola rapina. Niente di emozionante. Perché la squadra ancora non l'abbiamo reclutata. Comunque noi ci parcheggiamo proprio davanti al negozio. Ok, let's get this done. Allora, raggiungi la gioia, probabilmente non è adesso che dobbiamo fare la rapina, ma dobbiamo soltanto studiare il posto, credo. Se trase? Ah, non si entra da qui, va bene. E perché ho parcheggiato lì? Ecco, vedi, appunto, si servono le foto delle sicurezze e cose varie. Come immaginavo, sono abbastanza perspicace oggi, dai. Questo ci apre pure la porta, grazie Sers. Allora, devi staccare. E dove trovo l'allarme? Sarà forse quello? Pure. Ma dai, ma come? Non me ne sono accorto. Ma poi che c'è? Scusa, se sono un cliente un po' invasivo, sono andato dietro al bancone, cosa sarà mai? Ma dove la trovo? Centralina morte? Ah, ce l'ho trovata. Che cazzo ho fatto guardia? Dove posso andare? Ok, vediamo un po' cosa ci dice questo. I need to pick up a little something for the woman in my life. Well, one of them. Sir, I'm sure we can help you. Tell me about her. What's her taste? Cheap, thank God. This ain't my wife we're talking about. I don't know. I don't want to spend too much. I'm thinking maybe 10 grand. Our rings start at 8, our pendants start at 12. All right.
So these things built to last, or am I just paying for the Vangelico logo here? No. We use perfect clarity jewels. 18 karat gold, 950 platinum. Nothing but the best. All right. I think you just made a sale. I'm gonna take a look around, think about it, come back to you, baby. Don't go anywhere. I understand. Okay. Thank you, sir. You got it. Ah, ci sarà sto Michael comunque. Questo mi riapre pure la porta per uscire, ammazza. Roba di classe comunque. Cioè credo che non ce lo potevo contare vestito col gilettino. Cioè mi sputavano in faccia. Ora devo tornare in lato e devo andare a vedere il sistema di ventilazione. Come ci vado? Con la macchina? Me lo dici tu, spero, mica mi devo mettere a vedere io. Cerca un punto di accesso al tetto. Oh, porca puttana. Vediamo un po'. Leva di d'archezza. Ma sicuramente qui ci sarà un punto d'accesso. Ok. Te lascio in macchina, non c'è fa la multa. Tanto la macchina credo sia la tua. O la mia, non lo so. John Doe then, right? What do you think? OD, shootout, maybe just a car crash, right? I'm on the roof. I need to know where the air coming out of those vents in Vangelico originates. There should be a unit above the store. E vediamo un po' se c'è sta il coso di ventilazione. Raggiungi un punto elevato e scatta foto. Allora, un punto elevato potrebbe essere quello là. Giustamente. Allora, facciamo così. Questi intanto parlano dei cazzi loro, vabbè. Ho sbagliato tasto, ovviamente. Vediamo un po'. No, scende, allora non si può salire così. Proviamo. Se faccio così. No, troppo alto. Nord-ovest, quindi saliamo di qua. Ah, ok, me lo dice lui, meno male, ha capito che sono ritardato. Quindi andiamo qua, ok, abbiamo trovato anche la scala. Io mi ero focalizzato a fare le scalate. Vabbè, sto abituato a quei giochi un po' infamous, no? Che scali tutto. Sono un po' più realistico. No, sono caduto. Oh, meglio suicidasse che senti a questo che ti dice lo scatolone. Oh, non ho capito com'è fatta sto roba, che devo fare? E che devo fare, mortacci? Ah, vedi? L'ho beccato, era questo qua. Come faccio a salire ancora? Ma sei matto? Ah, vedi? Mannaggia. E l'ho scattato. Ah, era così semplice, vabbè. Vabbè, per me potrei suicidarmi. Sarebbe il vedato più veloce, però. Forse non è molto... efficiente, però sarebbe quello più veloce. Ok, ce l'abbiamo fatta. La macchina si è rigirata intanto perché noi venivamo dall'altro lato. Ah, si è ripreso pure gli occhiali da ricchione. Però sono belle quelle perché fanno le foto, sarebbero molto utili. Comunque, raggiungiamo di nuovo la fabbrica tessile, che è il posto dove abbiamo rimorchiato l'Ester. Nothing that'll cause undue complications. Yeah, it looked like a simple setup. Cameras broadcasting to a remote server. We might be able to wipe them remotely. Security guard on the door. He won't want to dive the rich assholes and rub his nose in it. Good. The alarm system's linked to the door lock. We'll get a good window so when Townsend hacks it. Anything else? Well, the more valuable merchandise is in the cabinets in the center of the store. Hey! By the register, so I'd start there. Glass in the cabinets wasn't bulletproof. Means you could smash them easy enough, but stones will be in the safe at night. So, we go in when it's open then. Right. Once we melt down the gold, recut the rocks, that's an okay score. Yeah, shame we can't go in after hours, man.
Those vents look promising. Might be able to flip that another way. I'm listening. Wait till we get back. About the crew. Yeah? There's this kid who's been helping me. Maybe we could cut him in. I don't work with amateurs. He ain't an amateur. Or if he is, he's a gifted amateur about to turn pro. He's a good kid, Lester. Here are the photos. Workers have their uses. Okay, let me set this up. Nice to see the methods haven't changed. Well, you gotta figure out what we're doing somehow. All the crews, the roles, prep work. Don't want to leave evidence behind on a hard drive. So yeah, the methods don't change. Right, not for a pro. Well, mapping out the options, showing you all the angles, that's my area of professional expertise. But making decisions, that is your domain, my friend. Here. And there's two ways I see of doing this. We go in smart, or we go in loud and dumb. Remember the vents? If we're gonna be smart, we pump a little knockout gas through the air system, then hit the cabinets while everyone's out. You'll have to source the gas, of course, but crowd control won't slow you down, and that might improve the take. The cover is pest control, so no one will look twice when you're wearing gas masks. It means getting a pest control van, though. You go in dumb, and you'll need your famous way with people and four carbine rifles. We can't buy them and risk them getting traced. No, we've got to find some in circulation. It's awkward, it's real awkward, but this is the gun favored by LSPD tactical team, so one of their vans is probably a good place to look. A hacker can disable the cameras. The length of time depends on their ability. The alarm will be operating on the same window. The exit strategy is more or less the same for both options. The driver you pick will, of course, source some bikes. You come out of the store and make your way through the new subway tunnel they're digging off the Del Perro freeway. You lose the cops in there and meet a truck in the LS River. All right, I want my guy Franklin on the getaway. Abbiamo mischiato anche Franklin. Io giocherei d'astuzia. Perché comunque, cioè, a me lo stealth mi piace. Ma mi devo scegliere pure il coso. Mi sta eccitando. Sta rapina lì. Mi sta drizzando. Ok. Karim Deniz o Eddie To? Autista, fammi vedere l'abilità di guida. Quota 8. Vabbè, scegliamo Eddie To allora. Oh. Il tiratore, cerchiamo di avere un basso profilo, quindi dovrebbe fare molta differenza. Allora, questo mi pare un drogato, quindi non ci farei affidamento. Questo mi sembra più uno spiazzonazzo russo, quindi lo prendiamo. Allora, Lager, io delle femmine non mi fido. Questo mi sembra bello sfigato. Ma io non ho scelto questo, vabbè. Delle femmine ho detto non mi fido, questo mi sembra bello. Però io vado su questo, Christian Fels. Dai, allora. Allora, ma facciamo sta rapina. Ci abbiamo i zorni. Sto bello eccitato. Whoa, what? My rep don't count for nothing no more. You're a dead man, Michael. I'll call you. What's up? Hey, man. It's me, Michael. What's going on? Listen, I gotta get hold of the money for that house we pulled down. So, I'm getting a crew together for, you can guess. The pay will be awful, and the risk will be high. But you might learn something if you're interested. Man, that's not exactly a great sales pitch, dog. But I guess I gotta start somewhere. Thank you. Maybe one day you can put together your own deals, your own jobs. So, there's still some preparation I gotta do. Sit tight for a while. My buddy Lester will get in touch with the details. Ok, è arrivata la prima missione da fare.
Porca puttana, ma io sto in autostrada, non potrei fare inversione di marcia. Comunque, non ci frega un cazzo, siamo su GTA. Devo andare a rubare questo furgone all'HS. Non mi frega un cazzo di quello che... Ah, ecco, era qua l'uscita. Vabbè, fa niente, usciamo dopo, dai. A ruba e consegna un furgone della Bugstar. Eccoci qua, siamo arrivati. Forse sono arrivato un po' troppo dentro. Ah, scusami, non lo sapevo, me ne vado allora. Andiamo qua. Andiamo a vedere cosa possiamo rubare qui. Magari non dovremmo farci vedere. Vediamo che ci dice se passiamo così. Sir, I got a directive to customer services. The warehouse is off limits to the public. A me non me ne frega un cazzo di quello che è. Io prendo sto furgone e me ne vado. This guy's getting in a van. Ciao raga. Chiudi il portello dietro, per favore. Ok, scusami. Dai, portello, chiuditi. Dai, chiuditi. Ok, guarda che abilità, riesco anche a chiudere gli sportelli. Solo che sto coso va un pochettino lento. Oh merda. Ok, forse il furgone è meglio di non danneggiarlo, però come sapete noi abbiamo una tecnica infallibile per... Oh merda! Per seminare gli sbirri. Anche se sto, con sto coso la vedo difficile, perché porco due è lento in culo. Ma vediamo se ci riusciamo ad andare in fretta da qualche parte. Questa è una zona che è a me sconosciuta perché non l'avevo mai vista. Infatti ho difficoltà un po' a trovare un nascondiglio, ma pare che ci stiamo riuscendo abbastanza bene visto che le stelline stanno lampeggiando. Ok, l'abbiamo seminato comunque, quindi sono già contento. Quindi andiamo a consegnare il furgone, vediamo se ci dà un'altra missione dentro queste. Ok, ci siamo. Stavolta lo dobbiamo lasciare qui sotto questo ponte. Va bene. Scendiamo, vediamo un po' cosa ci abbiamo da fare adesso. Questa è una missione veramente easy. Dotazione Bugstar. Il torneo di Michael è stato sequestrato. I veicoli possono essere... Ah, che cazzo mi frega. Vediamo che c'è da dirci Lester. Lester, we got a pest control van. Good. I've got a line on the knockout gas. It's made in some lab on the coast, but two shipments a day come through the city from the northeast, taking it to the airport. All right. I'll see if I can jump one. Ok, ragazzi, quindi adesso dobbiamo intercettare il furgone per il gas. Mi pare il gas. Porco due. Vediamo la radio che mi sta dando fastidio. Dobbiamo intercettare il gas soporifero, furgone per il gas soporifero. Quindi adesso provo ad avvicinarmi al punto sulla mappa. Comunque il furgone dovrebbe essere in movimento, quindi dovremmo trovarlo sulla strada. Ok, dovremmo quasi esserci, infatti siamo abbastanza vicini. Però mi pare che il punto è sempre fermo, quindi a questo punto credo che il furgone non sia in movimento. Quindi ce lo rubiamo e basta. Anche se mi sembrava più vicino, invece ci vuole ancora un po'. Boh, non abbiamo quasi fatto, dai. Ah, eccolo giù, il movimento. Come faccio a scendere da sto ponte? Spara alle porte e distrugge il furgone. Ah, eccolo, ce l'abbiamo davanti. Spara alle porte o distruggi il furgone. Ok. Oh, oh. Sta facendo il matto questo. Chi vi ha ucciso? Che cosa? Le macchine. Ma non lo vedete che c'è un pedone sulla strada che vuole sparare a un furgone? Perché dovrete... Perché mi dovete passare addosso? L'ha ucciso sto bastardo. Vediamo un po', adesso mi rimetto anche sulla marcia giusta. Sì, sì, è morto, è morto. Speriamo che adesso non mi uccidano mentre... Che leva di l'arma. Speriamo che adesso non mi uccidano mentre cerco di rubarmi il furgone. Oh, ti ho detto di levarti l'arma. Ok, ah, ci sono anche gli sbirri di nuovo. E adesso devo anche andare a marcia giusta, perché se no si accorgono che sono io. Dicevo, perché non va questo camion, questo furgone? Stavo sopra il cadavere.
Oh mio Dio, ma è lentissimo. Però non mi hanno visto. Sono andati da tutt'altra parte. Sono veramente degli idioti questi sbirri. E io perché ho uno specchietto dietro? Ci sono tre specchietti. Ma non ci interessa. Ok, siamo arrivati. Sono in visuale prima persona perché volevo provarla un po'. Ma credo che non è una delle migliori idee perché non ci riesco. Quindi lasciamola perdere. Lasciamola fare a chi la sa usare. Ok, quindi lo lasciamo qua insieme all'altro furgone che è sparito. Comunque, scendiamo. Cioè, dovremmo aver quasi finito i preparativi. Hey, Lest, I got the good night gas. That's everything we need. I'll put out word that the score is ready to go. A posto. Quindi i preparativi sono finiti. Dobbiamo fare il colpo, in teoria. Now we all know why we're here. We've got a store to take. Il plan è semplice, elegante. Listen to Lester, pay attention to the information he gives you, and we'll all make a buck. Things go bad, you know the drill. This wasn't organized, we don't know each other. We got caught up in a robbery and acted in self-defense. But it's not gonna be an issue because everything's gonna go just fine. The alarm system is easy. Now, if I didn't need to be running things, I could have it offline myself, no problem, but you should be able to get us a pretty decent window. How decent depends on the job you do. Now, once it's down, you signal Michael, he makes the call. Things look good. We should be able to drop a present right through the air vent on the roof. Everybody goes to sleep, no problem. We take our time. If we run into trouble, we move quickly and with force. Any questions? No? Let's go. Frank, you're with me. Christian. Perfetto. Quindi adesso facciamo una bella rapina finalmente. Inizia il vero gioco. E tra l'altro mi piace perché la fanno di giorno. Così sti cazzi. No fear of no one. See you on Little Portolo, people. Initials only from here on out. Solo iniziali. No. Dai, Franklin, che stai aspettando? Portacci tua. Probabilmente in questa missione forse alterneremo anche l'utilizzo di Franklin e Michael, però non ne sono sicuro. Comunque. Questi sono... Oh, aspetta, t'accido, tranquilla. Ci dobbiamo dividere i soldi. Allora, quindi andiamo alla gioielleria, li aspettiamo là. Loro devono disattivare l'allarme. Noi siamo i comandanti, diciamo. Just be careful. Yeah, okay. Listen, I stuck my neck out for you here. Man, you don't need to tell me that shit again. I got faith in you, F, but you're unproven. Unproven? For real? So I didn't prove myself when I jumped off the back of that yacht on the highway, huh? Yeah, but these guys don't know you. They see some gangbanger with a happy trigger finger. They got money and their freedom on the line. I ain't gonna fuck this up, man. Good. I got enough shit to worry about. The crew? Man, they look like serious people, homie. They are, for the most part. Most part? I made a savings on the hacker. But that shouldn't matter if I do my job on the shop floor. But the rest of them are serious, right? The gunman and the driver. Yeah, they're serious. They're taking a serious cut. They better be fucking worth it. Ok, mi sto quasi a pentire di aver fatto la scelta di prendere quell'hacker, però ormai il danno è fatto. E tra l'altro stiamo istruendo il nostro piccolo Franklin a farsi rispettare e far vedere che è una persona seria anche quando si tratta di rapine. Comunque, quando ci manca poco, ecco, siamo quasi arrivati. This is it up there. There's a way through the site up to the roof. Quindi noi dobbiamo andare dobbiamo andare sul tetto come all'andata. non è una partita di Champions, però non mi viene il termine giusto, vabbè, come prima. Quindi io faccio un bel parcheggio qui dietro questo camion, scendiamo e andiamo nel cantiere come prima. Saltiamo anche sulle macchine degli altri perché non ci frega un cazzo di niente. Il tipo cosa sta facendo? Perché è rimasto in macchina? Vedete che adesso la macchina devo parcheggiare lì dove mi dice lui. Ah. Ecco appunto. Distruggiamo tutte le macchine a sti bastardi. Ecco, vedi. Devo metterla qui la macchina, che devo fare? Devo entrarci dentro. Ah, devi farti il video. Ah, vedi, ecco, devi usare Franklin.
È un episodio pieno di intuizioni magnifiche da parte mia. Vabbè. Exterminators here. Hey, there ain't no one around. Però io sono salito, tirato dritto, tanto ero sicuro che non c'era nessuno, perché sennò tanto gli tiravamo due mazzettate sotto i denti. Però se lo fate di giorno sul tetto, vabbè, qualcuno vi vede. Ma effettivamente non ci interessa, perché è un videogioco, basta parlare di situazioni verosimili. Ok, quindi andiamo di qua. Credo che dobbiamo metterlo dove abbiamo fatto la foto prima. Portata di tiro. Ok, raggiungiamo quindi il puntino giallo che ci dice la mappa. Ok, ok, sì, quindi è dove abbiamo fatto la foto. Angel gas. Allora, tieni premuto LB, usa R per selezionare il gas. Oddio, è una responsabilità troppo grande per me. Infatti non l'ho cercato. Neanche adesso. Oh, è un gender sto coso. Come devo fare adesso? Che non ce ne ho messo neanche uno. Sono morto. Immaginavo che avessi sbagliato qualcosa. Sì. Ah, c'è entrato. Ce la mette l'altro, io ce la metto. Ah, che alto. I love her a lot. I wasn't thinking it was. Think about it like this. I mean, I always say that. I told them to fix that goddamn AC. What's going on? E da fuori nessuno si accorge che la gente dentro sta svenendo. Oddio, bellissimo. Premi B vicino alla vetrinetta per rubare i gioielli. Qual è B? Cerchi. Così, arraffa e scappa, grande. Oh, corri, dai. Dai, famo sordi, famo sordi. Ruba, ruba, arraffa e scappa. Mamma mia, che di cattiveria. Che devi ripulire? Anche ci sono rimaste due vetrinette. Eccone una. Abbiamo fatto 4 milioni e 7. Quasi 5 milioni. Ma dove devo uscire però? So for the last time, move it. Now get the fuck out of my face. You forget a thousand things every day, pal. Make sure this is one of them. I'll see you at the river. Go. It's go time! Bella. Fuga in moto. Ci abbiamo 5 milioni di dollari, cerchiamo di non perdere manco un euro. Un euro non lo perdiamo perché non ce l'avevo. Io so seguire gli altri, Se no mi potrei andare dove cazzo mi pare. Vabbè, tanto ci abbiamo Franklin, c'ha l'abilità alla guida, quindi GG. Come dicevo, cerchiamo di non perdere neanche un dollaro, perché già siamo a 6 che ci dobbiamo spartire sti soldi. Non si butta niente, voglio dire. Oh. Che spettacolo, raga. Oh, dove vai? Ecco qui, oh, sbatto. Meno male che ho attivato l'abilità, mi ha rallentato un po' la cosa. Qua non credo ci possa venire la polizia con la macchina, voglio dire. Ma boh, io vi seguo, cioè. Tiriamo dritto, tranquillo. Ma non riesco a leggere benissimo, sto guidando. Ecco, l'ho usata, mi sono andato a schiantare, ne vado dal cazzo, mortacci.
forse è qua il caso di utilizzarla. Nelle curve possiamo anche utilizzarla questa abilità. Oh cazzo. Devo dire che parli, zi, tanto non riesco a leggere, sto concentrato a guidare. Puttana vacca. Ah, era alto un altro centimetro, sbatteva pure la testa sotto Archangel. Ecco che la polizia non ci sta seguendo ovviamente come immaginavo. Però è in superficie, quindi può essere che ci ricappano, però... Dobbiamo arrivare al fiume, che ho capito esattamente dove siamo. In realtà no, però facciamocelo credere a noi stessi. Ma mi sa che stava a parlare con Michael, tra l'altro. Non mi sono sicuro, però. Siamo nelle fonte. Cazzo, cazzo! Wow. No, grande Michael, si è rubato il furgoncino dei carabinieri qua dalla polizia. E mo deve spaccare tutte le macchine. Ottimo così. Io adesso sfondo tutte ste macchine qua. Perché a me non me ne frega un cazzo. No, lasciatelo perdere. Ma com'è grosso sto furgone? Cioè le macchine sono a ruota. Guarda il cazzo. Che bella sta missione, raga. Oh, pop spills. Ah, ma non è della polizia, è un furgone normale. Ok, ce l'abbiamo fatta. Ah, Franklin, tu c'hai i soldi, ma non mi perde. Visto che adesso sei l'intelligenza artificiale, non fa cazzare. Siamo arrivati. Waiting on you, kid. Ah, nascondiamo le moto dentro al furgone. Al camion poi. Ok, quindi ce l'abbiamo fatta. Ci siamo via di sti 5 milioni. Raggiungi il garage, quindi andiamo al garage di Lester. E ci spartiamo sti sordi. Dovrebbe essere un milioncino a capoccia. Vabbè, ma qua ci passiamo. Non ho letto manco cosa è uscito scritto sopra, vabbè. Ma sto furgone è guidabile. Cioè dentro sta strada stretta in guida. C'entra solo luci. Ma che c'è devi fare con gli arconici? Ecco, grazie Lester. Call your gym guy, Lesty baby, cause we got merchandise. All right, people. We need to split up. They're gonna be looking for a crew. I'll wire your cuts when the rocks have been sold. That shit was crazy, dog. So what now? We get out of here. Keep our heads down. Hey, you did good, kid. What'd I tell you, Lester, huh? Mm-hmm. All right, look, everybody take off. Hey, Franklin. Listen, Lester and I got some things we gotta clean up. I want you to stop by the house a little later on. We'll celebrate, all right? All right. Okay. Huh? Mm-hmm. Oh, man. We're back in action. Ok, e la rapina? Sa, siamo portati a casa. Poi c'è sta un video, vediamo un po' che c'hanno da dice. I don't care if you got money now. Don't you get it? That ain't what I was looking for. Not then, not now, not ever. I know it ain't important. Just let me take you somewhere nice, all right? Where are you? Are you in a strip club? Grow up. Stop looking for the easy way. Tanisha, I gotta go, all right? I'ma change. I promise. You won't even recognize me. Ah, okay. Praticamente, mi si vuole migliore. Siamo comunque subito, vabbè. Incontriamoci a casa mia, i soldi si hanno presi sul tuo conto, ma prima Lester deve riciclarli. Giustamente. Sì, $40 col cazzo. E te da praticamente Michael. Sì, Michael, Franklin, si è lasciato con la ragazza. Lo devi riconquistare perché mo c'hai i soldi. Vabbè, ma questo lo vediamo nel prossimo episodio. Comunque io esco da sto posto, mentre vi parlo. Praticamente in questo episodio, molto bello, secondo me abbiamo fatto la prima rapina.
del gioco per ripagare il tizio Martin Madraso. Quindi poi vediamo nel prossimo episodio cosa succederà. Io per questo vi dico che è tutto. Spero vi sia piaciuto, se così è stato lasciatemi un like e un commento, iscrivetevi se non l'avete ancora fatto, il video è finito, andate in pace.